Benvenuti in questa seconda parte della nostra modellazione. Andiamo ora a completare il modello che avevamo iniziato la scorsa volta. Quindi andiamo per prima cosa a fare le scale. Questo intanto ce lo portiamo su. Le scale partono da qui. C'era anche un segnetto. E quindi andiamo ora a copiarci questo tratto di volta in volta, non dovendo copiare sempre la stessa cosa, facciamo il conteggio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quindi facciamo per 7 ed ecco che abbiamo tutto il profilo. Ci basta ora cancellare questa parte, ok, e estrudere. L'ultimo scalino, che in teoria dovrebbe arrivare fino in fondo, come facciamo? Lo chiudiamo, quindi creiamo la faccia e la estrudiamo. Ecco qua. Tutte queste altre linee si possono tranquillamente eliminare. Una volta arrivati qua, cosa facciamo? Estrudiamo da questa parte e da quest'altra parte. Sapendo che qui in realtà c'è un'alzata, andiamo a tagliare e portiamo un po' più in su, quindi 15 cm. Arrivati qui, cosa andremo a fare? Andremo a posizionare la nostra finestra, la posiziono a 50 cm alla seconda alzata. Quindi poi cancello questi linee di riferimento e vado a vedere come posizionare questa seconda rampa. Questa seconda rampa sarà simile a quell'altra, con piccolo errore, qui c'era anche uno scalino, quindi che tagliamo qui di nuovo. Portiamo questa più in alto, questa la portiamo sempre a 15 cm e da qui possiamo iniziare a prendere le misure. Come facciamo ora a salire e arrivare fino a questo livello? Beh, possiamo fare in diversi modi. Intanto mi copio questo di lato. In genere si può o disegnare qua, quindi creare direttamente il modello sul modello stesso, o possiamo andare di lato, crearci il nostro piccolo modellino e riportarlo dall'altra parte. Ecco qua, come fare ora? Allora, sappiamo che in questa posizione abbiamo l'alzata, quindi questo muro può rimanere tranquillamente, ma quest'altro no. Quindi andiamo dentro il gruppo, sezioniamo questa parte e portiamo giù il nostro muro. Inoltre, da qui in poi ci sarà un altro muro, ovviamente, per evitare che le persone passino da questi buchi. Quindi andiamo a creare la chiusura.
ecco che la scala, diciamo, bene o male, è pronta. Andiamo a vedere ora la parte superiore. Nella parte superiore la scala la possiamo eliminare. In questa posizione eliminiamo la parte dove inseriremo il nostro lucernario. Andremo solo a identificare il punto, diciamo, massimo, quindi l'altezza. La ipotizziamo qua. Andiamo ora a mettere la nostra porta finestra qua, quindi torniamo su Warehouse. Andiamo a trovare una ringhiera. Se ci danno fastidio le linee di riferimento, possiamo andare ad eliminarle. Occhio sempre al gruppo dove ci troviamo.
andiamo ora ad aggiungere il pezzo qua, quindi la porta d'ingresso. Risulta molto grande, quindi andrò a restringerla. Ora cosa facciamo? Andiamo a creare un gruppo qui. Questo e lo trasportiamo sopra. Infine andiamo a mettergli un lucernario in questa posizione qua. Browser. Infine ora gli metteremo un tetto. Come fare il tetto? Allora, ci sono diversi modi. O prendiamo la forma che abbiamo qua in basso e la ricopriamo sopra, così andremo a ricoprire anche questa parte, oppure andremo a ricopiare questa forma e poi ci aggiusteremo. Per evitare di coprire tutto il terrazzo utilizzeremo il secondo metodo, ovvero quello di utilizzare la forma. Visto che è tutto un gruppo, facciamo prima fare così. Ci tiriamo le direttrici dai bordi. Una volta creata la nostra superficie, togliamo appunto i bordi che abbiamo tracciato. Andiamo ad estruderla. Una volta estrusa, andiamo a fare la parte finale. Potevamo anche tranquillamente fare l'offset, in realtà. Ora andremo a fargli un po' di contesto, quindi come facciamo? Tracciamo tranquillamente un rettangolo gigante. Andiamo ad applicargli anche un altro tipo di texture.
possiamo scaricare anche degli alberi. Mi raccomando di non utilizzarne troppe perché gli alberi appesantiscono tantissimo il modello. Sono composti da tantissimi poligoni proprio per simulare le foglie. Infatti, come possiamo vedere, sono tantissimi poligoni che sono stati utilizzati. Ed ecco qua il nostro modello che si può definire, tra virgolette, pronto. Poi possiamo applicargli tutte le texture del caso che vogliamo. Attualmente gli lasciamo questi. Avete visto come in massimo un'ora da una semplice pianta siamo riusciti a portare su questo modello. Ovviamente i modelli che noi troviamo su Warehouse già tutti pronti con le texture applicate sono modelli che sono, oltre a essere ben studiati, anche che richiedono delle tempistiche leggermente diverse. Per questa lezione è tutto, noi ci vediamo la prossima volta dove utilizzeremo questo modello per spiegare le scene, gli stili di visualizzazione, le sezioni e infine come esportare il nostro modello in JPEG o in PDF o quello che si voglia. Buona progettazione a tutti!